Siamo con Ciro Venerato per gli ultimi aggiornamenti. A te, Ciro. Buonasera Alberto, beh, in effetti tutto porta verso il City, addirittura ci sarebbe stato un colloquio telefonico tra Guardiola e CR7 per chiarire alcuni punti di vista. Non è un segreto che Guardiola non considera apicale nel suo progetto l'ex pallone d'oro lusitano. E nel frattempo però Mendes ha lasciato Torino per arrivare a Parigi e quindi bisogna sempre lasciare una porticina al Paris Saint-Germain. Detto questo, il City mi sembra l'opzione probabile, ma ad un patto, la Juve ha ribadito a Mendes, che porti almeno 25 milioni, visto che non vuole dismettere Gabriel Jesus. La Juve tra l'altro deve far presto perché deve reperire anche un CR7, un sostituto ad altezza, e sono quelli i nomi: Kin, offerto oggi da Raiola, Icardi, Jovic, l'idea Griezmann, che costa però tanto, 18 milioni di stipendio. Quasi impossibile invece Vlahovic, vista la valutazione del cartellino data da Commisso. Sul mercato anche McKennie, 40 milioni l'offerta del Tottenham, dell'ex Paratici, idee Tolisso, Witzel, ma soprattutto Tchouaméni del Monaco, un pallino di Cherubini e Allegri. Il Milan nel frattempo oggi ha presentato Pellegri, spera in 48 ore di chiudere col Chelsea per l'arrivo di Bakayoko e cerca un fantasista, Messias, Corona o Favre. Messias, offerta di 6 milioni al Crotone che ci pensa. Il Porto chiede 17 milioni, Milan fermo a 10 per Corona. Il Brest ne chiede 15, Milan fermo ad 8. Per quanto invece riguarda l'Inter, e chiudo Alberto, la dirigenza nerazzurra ci ufficializza la chiusura del mercato. Dopo Correira non arriveranno più attaccanti. A te la linea. Tra 40 minuti...